di scatto in scatto si ripercorre la storia della Chiesa dalla prima metà del Novecento, dal bianco e nero all'analogico fino alla tecnologia digitale, grazie a milioni di immagini, un flusso quotidianamente in aumento. L'archivio fotografico dell'Osservatore Romano custodisce testimonianze preziose delle attività dei pontefici e della Santa Sede dal 1932, da Pio XI ad oggi. Istanti sottratti al tempo, da difendere dalle insidie dell'umidità, della polvere e della temperatura. In vetro o su pellicola sono i negativi fotografici ad essere i documenti più delicati. Da quest'anno sono conservati qui, in questo nuovo ambiente climatizzato, dove le sostanze chimiche che li compongono non subiscono più alcuna alterazione. Un archivio che guarda al futuro, verso la digitalizzazione completa del materiale raccolto, un progetto che trova nella computer grafica uno strumento necessario per intervenire sui danni inflitti dal tempo. Con noi il direttore del servizio fotografico dell'Osservatore Romano, Don Sergio Pellini. Un primo lavoro è quello della catalogazione di tutto il materiale. In secondo luogo si tratta di entrare nelle varie cartelle, nel magazzino dove vengono contenuti appunto tutti i vari negativi e fare un primo approccio per rendersi conto della gravità di quanto si è prodotto con il tempo. E quindi si tratta di dare una priorità ai negativi che si sono rovinati maggiormente. In secondo luogo c'è un passaggio a livello informatico dove si corregge l'errore, si correggono i colori, si viene in qualche modo a ricoprire quei buchi che si sono anche creati nelle stesse immagini. Una volta realizzata l'immagine viene appunto digitalizzata e salvaguardata in archivi appunto digitalizzati per che durino nel tempo. Un lavoro ampio e complesso, sono più di 10 milioni le immagini catalogate. Piccoli passi per creare un gigantesco archivio informatico da consultare online per facilitarne l'utilizzo e la commercializzazione. La grande ricchezza di questo materiale che ci è consegnato dalla storia ha la necessità di poter essere salvaguardato. Entrare in una biblioteca, entrare in un archivio significa avere la grande capacità di cogliere dei particolari, degli istanti, delle emozioni che durano poi anche nel tempo, e questo è quello che l'archivio fotografico, il servizio fotografico vuole dare opportunità ai pellegrini, ai ricercatori, a quanti operano nel settore della fotografia.